Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Oggi no vlogmas, vi faccio un mukbang con i nuggets che io amo. È forse il mio piatto preferito dopo la pizza. Sì, diciamo che sì, perché li ho riscoperti e li adoro veramente. E eccoli qua. Mangerò di qua, ovviamente inviterò il piatto alzato. E li mangio con la maionese, come potete vedere ho messo qua la maionese, li intingerò in questo modo. Buonissimi! Allora, buon pranzo, buona cena, buona merenda, buono spuntino, buona colazione. Spero di farvi compagnia e niente, mangiamo. Allora. Adoro, adoro. Allora, io direi un po' di cosucce. Prima voglio rispondere a delle critiche che lo faccio mentre mangio, così non sto a fare un video apposta per queste critiche veramente stupide. Tipo mi scrivono, cioè ma in tanti mi scrivono: tu ti lamenti perché fai shopping, vai a lavorare, non ci si stanca. Allora, prima cosa non è che uno sente in un negozio, fa shopping, si stanca. Tutto, ieri ero stanchissima, ma non solo io, anche Davide, mia suocera, perché eravamo fuori dal mattino. E perché praticamente se uno sta fuori dalla mattina fino alla sera alle 9:30, cioè. E si stanca perché cammina tutto quel tempo. Non è lo shopping in sé che si stanca, cioè fa stancare. Però camminare su e giù di qua, andare da una parte, andare dall'altra, cioè, a un certo punto ho voglia di ridire su tutto. È pazzesco. Comunque, pazienza. Sono buonissimi. Ti piacciono? C'è anche Davide che mangia di qua. Mangio di qua, così lascio mangiare tranquilli i suoceri. Poi pucciato nella maionese. Fatemi sapere se volete con i nuggets, perché questi sono belli croccanti. Un ASMR. Fatto sul canale ASMR. E vi farò sentire col microfono apposta per il rumore dello sgranocchiamento. Ciao, fatemelo sapere voi. Allora, qua poi abbiamo un kebab, la piadina kebab. Mangerò un pezzo io e un pezzo Davide, questa è la piadina che fa mio cognato. È buonissima, veramente. Ma la pizza anche, mamma mia, le pizze proprio. Ieri ho mangiato la pizza e quattro formaggi con i funghi e la rucola alla sera. Invece a mezzogiorno l'avevo assaggiata, quattro formaggi rossa con i funghi ed era buonissima. Ma quella che ho fatto la sera, cioè che abbiamo fatto la sera, mamma mia. D'ora in poi prenderò solo la pizza così. Oppure doppia mozzarella. No, top, veramente. Comunque sono buonissimi questi nuggets. Buoni. Adoro. Domani verrà Stefano e faremo l'albero di Natale. E quindi farò il vlogmas che farò l'albero di Natale. L'albero rosa l'ho fatto. L'albero verde quest'anno veramente ci siamo ridotti praticamente a farlo il 5 dicembre, perché domani è il 5. E vabbè. Comunque. Sono buonissimi i nuggets. Troppo buono. Io sto prendendo Al McDonald's scoperti. Pensa che io al McDonald's non li ho mai mangiati. Mai. Sai quando ho iniziato a mangiarli? Qua. Ti giuro, non li ho mai mangiati. Qua ho visto Davide che li mangiava, ho detto, ma si fammi assaggiare uno. No, ne ho assaggiato uno, mi si è aperto proprio un mondo, mamma mia. Prima pensavo che fosse solo schifo, invece. un po' la fine.
Ma buonissimo. Io non l'ho mai preso perché pensavo che facessero schifo. La Sharon, quando mangiava la carne, li comprava al McDonald's, McNuggets. Io no, li ho sempre schifati. Buonissimo. Mamma mia. E sono curiosa di assaggiare quelli del McDonald's a questo punto. Ancora più buoni. Assaggerò quelli del McDonald's, quindi quando faccio il mukbang McDonald's, mi prenderò di tutto più, farò un mukbang estremo proprio. Queste sinistre del McDonald's sono una cosa. Sono le migliori, mamma mia. Troppo buono. Però con la maionese è proprio buona. Sono buone anche così, ma con la maionese è proprio spacca. La Fanta. Io faccio così. Avevo detto mettere la lattina da questa gentilmente offerta da mio cognato perché insieme al kebab, quindi la metto nella bicchiera. La bevo da qua. Ah, bella fresca. Allora, io volevo annunciare che non lo so se aspettare a gennaio, cioè l'anno nuovo, a fare la tinta o farla prima. Ditemi voi. Anche perché mi ha un po' stufato il biondo. Allora, anche se ho visto che si sono risanati i capelli, quindi non è per quello che voglio togliere il biondo, sono proprio visibilmente più sani, tanto comunque non ci crederà nessuno, ma chi se ne frega, l'importante è che lo so io. E però basta, il biondo, il massimo che l'ho portato è stato un anno, sì. Perché mi scoccia poi dover fare le tinte per la ricrescita, quella scocciatura. Anche Davide si è già scocciato. Adesso quando vado a parrucchiere l'Italia man mano finché non toglie il biondo. Adesso vediamo, ci penso un attimino. Però. Ah, ci pensa. È come me, è così. Ti stufi, poi dopo dici no, vabbè, faccio ancora una ricrescita, poi basta. È così, è un vortice che ti risucchia e biondo. Comunque. Sono stanca ogni volta stare lì a fare la. Cioè. Una scocciatura. Io non ho fatto la decolorazione l'ultima volta. Questa non è deco, è solo tinta. Davide invece ha fatto la deco. Aspetta, devo raggiungere il colore giusto. Io no. Quando è poco. Solo tinta, infatti vedete che comunque è scuro, ma è comunque è come se fosse un biondo naturale che qua va a schiarirsi e va bene, dai. Io di decola veramente sembra una leggenda metropolitana, sembra che io ho fatto 300 deco colorazioni, ma in realtà no, ne ho fatte due all'inizio. Poi ne ho fatta una in mezzo e l'ultima me l'ha fatta Stefano. Quindi 4 deco in tutto. Sì, cioè, da quanto tempo è che ho i capelli biondi? Tanti mesi. Quando è che mi sono fatta i capelli biondi? Prima di quest'estate. Prima c'era ancora, faceva un po' freschino. Sì. Diciamo che a marzo? No, forse? Giugno mi pare. No, no, a marzo, avevo iniziato a marzo a fare la parrucchiere, mi ricordo. Sì, aprile, sì, diciamo che. Sì, ok, cose. Togliamo quasi 4 mesi, diciamo che è quasi un anno che ho i capelli biondi, quindi. Adesso gli farò prugna e quindi mi piace. Vabbè, che prugna è comunque scuro e poi la ricrescita va e via.
Poi a volte guardo le foto, mi vedo con gli occhi azzurri, le lenti ovviamente. No, dico no, bionda, mi piace troppo bionda. E poi dico, no, la zona è scura. Però, boh, è buona, eh. È buonissima quella piadina. Insomma, la mangio anch'io. Si è molto bene estremo. Chi è che ha fatto lui? Quando la fanno i ragazzi che lavorano al kebab, sì, è buona, ma non come la fa mio cognato quando la fa. Mamma mia, proprio spacca. È buonissima come la fa lui. Ma lui appoggia la piadina alla Buona. carne. Infatti c'è. Mio suocero porta le piadine a casa, le riconosci subito quando le mangi, se le ha fatte Mehmet o se le ha fatte il ragazzo che lavora. No, questo è proprio, è buonissima. Tutta un'altra storia. Bene, come avete pulito il piatto, le nuggets, ora ci mangiamo la pialina. Ecco qua. Del kebab, ma è proprio fresco. Che buono. È proprio buono. Non ho già il tuo piatto. Il piatto? Kebab. No. Assaggialo. Amore, io è la prima volta che mangio il kebab, perché comunque l'avevo assaggiato. Non mi piaceva, ma questo qua mi piace. Alla fine ti metti il pane a parte, ma... Ma io anche kebab non mi piace. è buono, fidati. Ma se l'ho assaggiato, non mi piace. Quello di mio cognato. Non mi piace proprio il panino kebab. La piadina è buona. Non È paniero, amore. mi piace. Preferisco la piadina. Forse perché ha portato, se lo trovi là magari. No, proprio non mi piace il panino, mi piace proprio la piadina. Ah, è più buona. Buonissimo. Comunque, dicevo, domani c'è Stefano. Faremo l'albero con lui. Mentre Davide si dedicherà a fare i pacchetti regalo. Mamma. Ha nascosto le cose talmente bene che io non so dove sono le cose che mi ha fatto per i regali. Qua ci sono già dei regali, anche sotto l'albero grande. Anche se c'è solo l'albero grande aperto con dei regali sotto. Però domani lo dobbiamo fare. Qui ci sono dei regali. I regali andranno tutti sotto l'albero verde. C'è sono un sacchetto che è di una gioielleria e due sono di Pandora. Poi c'è, devo fare uno di Arcot. I tuoi sono un bel po', eh. Quello di Alcott so che cos'è perché l'ho scelto io e Davide mi fa, però te lo metto sotto l'albero. Sì, va bene. Comunque vedete nei miei regali di Natale, vedrete. Bene, super unta, se mi vado a pulire. Io vi saluto, spero che il video vi abbia tenuto compagnia. Abbiamo mangiato insieme. Niente, un bacione. E grazie a tutti i nuovi iscritti che ti di sempre. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi se non vengo a prendere la casa. E iscrivetevi anche al canale di Coppia e anche al canale di Chiara Alessandro ASMR. Anche al canale Blues Channel e anche al canale Il Contabile. Un bacione a tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!